fatto domanda per la borsa di studio per concludere, diciamo, l'ultimo anno della Triennale qua a Bologna, e dopo una serie di riflessioni in famiglia ho deciso di fare domanda per uno studentato, e quindi abbiamo fatto domanda e per una serie di motivi che non si sono ancora ben capiti in realtà, perché distribuiscono le persone per la città, mi sono ritrovato nello studentato qua al Pilastro, e quindi sono qui da ottobre, da non moltissimi mesi. Qual è la tua esperienza? Tutti dicono che il Pilastro è una zona un po' off limits. Tu hai mai avuto questa esperienza? Hai dei lati positivi, dei lati negativi da raccontare? Bisogna dire che probabilmente... Sinceramente diventano molto racconti, e quindi delle persone che incontri e anche magari che sono qui da più tempo ti dicono, magari ci sono delle situazioni più difficili, più complicate, però c'è anche da dire un'altra cosa, che lo studente che viene nello studentato per una serie di motivi fa fatica a vivere il quartiere, a vivere la zona nella sua complessità, ma anche nella sua pienezza, e quindi può capitare che si attacchi agli eventi della vita quotidiana, quelli che riesce a vivere, perciò quando si sposta in autobus per andare in un posto oppure per andare a fare la spesa, perché spesso molte volte si fa tutta la giornata in centro all'università, certo, e poi si torna alla sera tardi, zone off limits, secondo me non è in sé per sé forse due dei problemi che riscontrano gli studenti che io conosco, ma anche per me probabilmente, questione della mobilità alla sera, nel senso che siamo studenti con borse di studio, quindi non siamo qui nessuno con macchine o altri mezzi particolari, siamo distanti in parte dal centro, quindi non tutti se la sentono di andare in bici, fare avanti e indietro, e quindi ci sono i mezzi pubblici. La questione dei mezzi pubblici è che entro un certo orario, che però per il giovane che vuole vivere la vita notturna della città è un po' proibitivo, perché non so se verso mezzanotte gli ultimi arrivano addirittura. Verso l'una. Forse l'una, sì, da mezzanotte a l'una, quelli che riescono a passare, quelli che non passano. Quello può essere proibitivo, un po' castrante rispetto alla zona in cui si abita, oppure anche per tornare a casa. Quella è una questione. La seconda questione è che, essendoci questo problema di mobilità alla sera, perché per il resto della giornata non ci sono critiche da fare in nessun modo, è che si fa un po' di difficoltà a trovare delle zone neutre al di fuori dello studentato in cui vivere o passare del tempo, come pub o locali o simili, che vadano bene un po' per tutti. Questo bisogna dirlo, che si possa uscire insieme in gruppo e trovarsi bene più o meno tutti, questo forse sì. Quindi questo in qualche modo limita anche la presenza di studenti nel quartiere, secondo te? Sì, secondo me sì, tanto che nello studentato una delle cose famose che si fanno è invitare altre persone, far venire, passare qualche notte anche qui, chi viene da fuori. E vengono? Vengono, però c'è questa cosa che spesso chiedono a noi di muoverci per andare dall'altra parte della città, perché sembrerebbe più comodo, ma in realtà poi c'è questo problema della mobilità di nuovo che un po' blocca sia andare che tornare, sia per noi che per gli altri. Forse percepito anche abbastanza lontano, non è da quello quando io dico Pilastro, per esempio, la gente dice che è il posto più lontano di Bologna. È vero, questa è un'altra cosa che rientra tra le percezioni del quartiere, però poi in realtà quando vengono a trovarci, che facciamo anche un giro, una passeggiata, non per forza le nottate, ci si trova abbastanza bene in realtà. Infatti cambiano opinione, dicono ma questa zona non l'avevo mai vista, eccetera eccetera eccetera, quindi in realtà c'è una sorta di stupore, quindi è molto per sentito dire, poco aver vissuto la zona in sé. Ok,
E l'altra cosa, ultima domanda, invece, avete mai avuto, secondo quello che ti puoi ricordare, rapporti con la cittadinanza, cioè cittadini del Pilastro, o c'è anche qua la divisione tra studenti e bolognesi, come può essere un po' più in tutta la città? No, no, questa cosa ad esempio l'ho trovata di più in altre parti della città. In altre parti della città c'è molto più, anche chiedendo informazioni, c'è molto più la questione di dire lì c'è la zona studenti, lì quella via di là, perché lì poi dopo ci sono gli studenti, qui questa cosa non ho mai sentita particolarmente questa divisione, anzi ci siamo trovati, comunque io personalmente mi sono trovato bene questa divisione, anche perché in pochi sanno che c'è uno studentato al Pilastro.